Ragazzi, c'è. Non è che c'è poco da dire, c'è. Non c'è niente da dire. Non c'è semplicemente niente da dire. Da dire c'è che vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricare il numero 10 perché il mio post partita di Monza Juve sarà lì. Il mio post partita di Monza Juve sarà lì, non qui sul canale YouTube. E a questo punto c'è anche un articolo su Allegri che vi invito ad andare a leggere, che ho scritto qualche giorno fa. Perché oggi diventa ancora più attuale. Perché sul Monza, adesso la domanda che mi viene da farmi nella mia ignoranza è una e una sola. Monza sarà l'ultima partita di Massimiliano Allegri come allenatore della Juve. Vi spiego perché è l'ultima. Che vinca, che la perda. Che la pareggi, che la perda. Che la pareggi, che la vinca. Non cambia niente. Dovrebbe essere questa. Perché per quanto mi riguarda, ragazzi, questa sera. Si è arrivati al punto, si è arrivato il punto della sfiducia totale, si è arrivati al punto in cui io ufficialmente non credo più in Massimiliano Allegri. Io ufficialmente considero da stasera Massimiliano Allegri da esonero. Ve l'avevo già detto che ero molto vicino qualche settimana fa con la Salernitana, ve l'avevo detto che il primo tempo mi aveva fatto girare i maroni e mi veniva da dire che ancora una volta andavo in quella direzione perché si tornavano a vedere gli stessi errori e io non posso fare altro che dirvi, ragazzi, potrei mettervi su il post partita di Juventus Roma, di Juventus Fiorentina, di Juventus PSG, di che cazzo abbiamo giocato l'altro giorno? Juventus Salernitana, Juventus Benfica, è lo stesso post partita, perché se è una squadra che gioca 10 minuti una volta, 15 quell'altra, 20 quella dopo, 45 una volta, 60 una volta, 12 una volta, 3 una volta, 0 un'altra volta, come con la Sampdoria. C'è una squadra che per 10 minuti, 15, a seconda della serata, della giornata. Ci prova, sembra anche che. In tutto il resto della partita invece niente, non si ha niente, non siamo nulla, perché il gioco non ce l'abbiamo e lo sappiamo e non è quello su cui devi puntare, però se il gioco non ce l'hai, l'atteggiamento non ce l'hai, la continuità non ce l'hai, la mentalità non ce l'hai, la cattiveria non ce l'hai, su cosa punti? Su cosa punti? Perché inizi la partita che sei la squadra migliore in campo, trovi anche il gol e poi basta. Durassero 15 partite, 15 minuti le partite. La Juventus sarebbe la squadra più forte del mondo. Partite da 15 minuti, la Juventus in 15 minuti c'è un'intensità che forse non ce l'ha nessuno in quei 15 minuti lì. Poi però basta, poi però basta, poi basta, perché tu dopo ritorni in questi cazzo di errori che inizi a smettere di giocare, quegli altri vengano fuori, ti fanno gol, te ne fanno un altro, ma poi io raggiungo, cioè il secondo tempo che tu, cazzo, tu devi vincerla, sta partita, la devi vincere per forza di cose col PSG che vince anche, penso che abbia vinto anche il PSG, adesso andiamo a vedere. Tu nel secondo tempo hai sofferto forse ancora di più, tu forse nel secondo tempo hai sofferto ancora di più. PSG ha vinto 3-1, quindi Juventus e Maccabi Haifa a 0 punti in classifica e PSG a Benfica 6. Che cosa devi pensare, che cosa devi sperare adesso? Cioè. Io non credo che la Juventus non possa interrogarsi sul futuro di Massimiliano Allegri oggi come oggi. Vogliamo dire che è l'unico problema? Per me no, però oggi lo è. Oggi è un problema perché se l'allenatore non riesce a dare qualcosa in più alla squadra, se l'allenatore non riesce a dare la mentalità, l'atteggiamento, il gioco, i risultati, la Juventus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partite, 8 partite, ne ha vinte 2. E ne ha perse due, e ne ha pareggiate quattro. Ma che rulino di marcia è? Non può essere una roba da Juventus. Invece che andare avanti si va indietro. Invece che andare avanti si va indietro. E io questa roba qui, per la Juventus, mi dispiace, non la posso accettare. Non la posso accettare perché è la Juventus che mi ha abituato bene. Juventus, sei tu che mi hai abituato bene. Juventus, sei tu che mi hai abituato bene. Questo non può essere. Non può essere la rappresentanza della Juventus. Questa roba non può essere la Juventus. Non può essere, dato che c'è una pausa nazionale di un paio di settimane, ma soprattutto ci sono due allenatori come Zidane e Tuchel liberi. Io un sondaggio mi rifiuto di pensare che la Juventus non lo faccia. Poi oggi arriva bene, ha fatto la battuta. Per tanti può voler dire qualcosa, per me non vuol dire assolutamente niente. Per me non c'è un messaggio, per me non c'è un retro, non c'è nulla, non c'è niente. Una battuta che ha fatto perché si è trovato lì. Però non me ne frega niente di quello che dice ai microfoni, arriva bene.
Però in questo momento la Juventus non può, non può non interrogarsi sul futuro di Massimiliano Allegri, che poi magari rimane sulla panchina della Juve e vince lo scudetto, vince la Coppa Italia, vince la Champions, sarei il primo a esserne contento, ma ad oggi io non riesco a vedere il modo. Perché cos'è questa squadra? Una squadra che fa gol solo su calcio piazzato, perché anche stasera arriva il gol su calcio piazzato, su azione non facciamo gol neanche se viene giù il mondo, oppure facciamo gol su una giocata. Questa è la Juventus, che gioca un quarto d'ora partita, quelle altre... gli altri minuti sono di quegli altri. Una squadra che sugli uno contro uno non fa niente. Una squadra che nei duelli individuali non fa niente. Una squadra che in campionato sta facendo fatica. Una squadra che in Champions ha un piede e mezzo fuori dalla Champions. Poi non è detto che sia eliminato, ma io con questi presupposti non so come si possa vincere col Benfica là o col Parigi in casa. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Sono veramente molto curioso. Benfica che stasera mi ha dato dei ricordi antichi relativi alla partita che la Juventus tra l'altro ha perso con lo stesso risultato in casa contro l'Ajax qualche anno fa, l'ultima di Allegri, appunto prima di venire esonerato. Perché stasera, ragazzi, il Benfica, cioè, ci ha dominato in lungo e in largo sotto qualsiasi punto di vista, dal possesso palla ai tiri in porta, ai tiri totali, alle occasioni da gol, al dominio territoriale. Cioè, in quale statistica la Juventus è stata meglio del Benfica all'interno di tutta la partita? Vogliamo prendere in considerazione quei 15 minuti? Va bene, però dobbiamo prendere in considerazione anche tutti gli altri. Non possiamo ragionare su una micro porzione di gara. Qualcuno mi dirà, sì, ma nella storia della Juve non hanno mai esonerato in corsa se non Ferrara, mi pare di aver letto. Ho capito, ragazzi. Però non c'era neanche mai stato un acquisto da 80 milioni a gennaio l'anno scorso, per dire. Eppure Vlahovic era una necessità e si è fatto. E non c'era nemmeno probabilmente i presupposti per tirare fuori quegli 80 milioni in quel momento. Quindi anche sto discorso dei soldi di Allegri. Ho capito. Però se c'è la necessità di provare a dare la smorzata, come girare il timone di una nave in maniera brusca, perché sennò vai contro l'iceberg, in questo momento penso che serva questo. In questo momento penso che serva questo. È l'unico problema? No, per me no. Perché ce ne sono tanti altri. I giocatori, ragazzi, sembra una crociata. McKennie non mi passa niente. Cuadrado potrebbe venire a giocare con me negli amatori, che ormai penso che il livello sia quello. Vlahovic non tocca mai un pallone, poverino, ma per forza gli gira il cazzo, poi quando deve battere gol glielo tolgono anche. Cosa c'era da aggrapparsi stasera? Io nel finale ho detto, io mi aggrappo solo a Di Maria, perché è l'unico modo che abbiamo di pareggiarla, neanche di vincerla, che pareggiandola non avresti nemmeno risolto niente. È una giocata individuale di Di Maria. Poi a me dispiace anche ragionare, no? Però non c'è neanche mai stato una possibilità di farti intanto questa pausa nazionale e poi c'è un altro blocco sul quale un altro nuovo allenatore potrebbe lavorare con la squadra per cercare di dare qualcosa in più. Cioè, io capisco che nella storia della Juventus... non si è nemmeno mai stati, dopo dei costi di gestione così alti, delle aspettative così alte, un anno come l'anno scorso che è andato male e nel quale confermi l'allenatore, e ci sta perché devi dargli fiducia a un progetto tecnico che ti scegli, ho capito, però se poi non c'è nessuna modifica in positivo, anzi in negativo, è già il 14 settembre, sei qui a preoccuparti di passare al girone di Champions e per quanto mi riguarda non lo passi, è ovvio che le riflessioni, io ripeto, cioè nel calcio, se le cose vanno bene, stai al tuo posto. Se le cose vanno male, non puoi. Cioè, mi sembra la cosa più naturale del mondo. E le cose da Juve non stanno andando bene. E solitamente è l'allenatore che risponde di queste cose. Quindi adesso caricherò il video, accenderò ancora una volta Prime e vorrò cercare di capire che cosa diranno dell'allenatore, se succederà qualcosa. Io ribadisco, non credo che se ne parlerà stasera. Ai microfoni perlomeno. Poi magari non lo cambiano neanche, rimane in panchina, e se rimarrà in panchina sarò il primo ad essere nella volontà di essere nel torto. Però stasera io l'altra sera avevo detto, secondo me farebbe bene a dimettersi, perché in questo momento mi dà l'impressione di non essere in grado lui, e lo dico con tutto il bene e rispetto nei confronti di Massimiliano Allegri. Chi mi segue da anni sa benissimo qual è la mia opinione su Massimiliano Allegri. Oggi non sta dando niente alla squadra per aiutarla a uscire da questo mare di merda. Oggi nel mare di merda ci siamo affogati. Ragazzi, non abbiamo nuotato, siamo andati ancora più giù. E così non va bene.
E così non si va avanti, soprattutto perché ci stiamo portando dietro gli stessi errori dell'anno scorso, perché in campo io vedo le stesse identiche cose dell'anno scorso, gli stessi errori, risultati peggiori addirittura se possibile, e questa conferma che siamo una squadra che gioca pochissime porzioni di gara ogni partita e il resto viene surclassata agli avversari. Stasera surclassati. Benfica ci ha insegnato come si fa una partita di Champions League. Benfica ci ha insegnato. E poi sono stati spreconi, perché avevano anche la possibilità, tipo nell'ultima azione alla fine, quando poi l'arbitro ha fischiato quel finto fine partita, di farcene un altro. Ce ne sono state mille di occasioni in cui potevano essere più precisi. Ci arrivava lì davanti alla porta, Perin ci ha salvato, Bonucci ci ha salvato in un paio di occasioni a botta sicura. Quindi poi quell'errore di Bremer che mi fa impazzire, perché se tu già sei una squadra che il vantaggio o il pari lo trovi in maniera episodica, allora devi quantomeno essere cinico, perché se già crei poche palle gol pulite, poi quelle che hai le sprechi in quel modo e le partite non le vinci. È inutile, le partite non le vinci, come le partite non le vinci giocando soltanto un quarto d'ora partita. Oggi con la Juve che è a disposizione e col calcio che si è voluto in questa direzione, queste cose non funzionano. E quindi, non lo so, cambierà Allegri o la Juventus cambierà Allegri? Allegri doveva salvare Allegri. E secondo me Allegri non ha salvato Allegri. Vediamo cosa succede.